Che cos'è un organo? È un sistema di sottili equilibri che porta al suono, a partire da un soffio, un insieme di incastri e di ingranaggi bilanciati dalla forma armonica, o ancora una macchina complessa, capace di dare profondità ad un muro, un'occasione per ritrovarsi intorno alla musica, un tassello del puzzle culturale di un territorio. Che cos'è, in definitiva, un organo? L'UNESCO ha parzialmente risposto a queste domande, inserendo lo scorso dicembre l'arte artigiana e la tradizione della musica per organo tedesca nel patrimonio immateriale dell'umanità. Per capire che cosa possa rappresentare qui da noi un organo per una comunità, siamo andati a Bobbio Pellice, dove la Chiesa Valdese alla fine del 2017 ha acquistato, proprio in Germania, un organo Walker, meccanico, costruito nel 1951. L'organo è stato successivamente montato nel Tempio Valdese di Bobbio Pellice e sarà inaugurato il 31 marzo. Ma per capire quale energie possa mettere in gioco un organo, facciamo un passo indietro e torniamo al 2017, quando la Chiesa Valdese decide di acquistare il nuovo organo. Abbiamo deciso di acquistare un nuovo organo come Chiesa Evangelica Valdese di Bobbio Pellice per due motivi. Innanzitutto perché molto banalmente l'organo precedente era troppo vecchio, non poteva essere riparato ed era quasi inutilizzabile per il culto. Il secondo motivo è stato quello di cercare di offrire a questa parte della Val Pellice uno strumento nuovo che possa far crescere l'interesse e la passione nei giovani per la musica e per l'accompagnamento al culto. Dopo la decisione del Concistoro viene individuato un organo in Germania e tra le altre cose si pone il problema di andarlo a prendere. Il trasporto è stata una scommessa, nel senso che quest'organo si trovava presso un magazzino della chiesa di Pforzheim, che dove era stato l'ultima sua, diciamo, residenza. È stato smontato perché stanno facendo dei lavori di restauro in questa chiesa e quindi è stato messo in vendita. L'abbiamo scoperto grazie anche alla consulenza di Walter Gatti, che ci ha indirizzato su un sito web tedesco di un organaro che mette online la vendita di questi organi, diciamo di seconda mano, ma comunque che in Germania c'è molto più l'abitudine di sostituire gli organi, o comunque c'è un commercio ancora abbastanza fiorente di questi strumenti. L'abbiamo recuperato a un prezzo assolutamente competitivo, però si trattava di andarlo a recuperare, quindi abbiamo valutato che i costi di un trasporto professionale sarebbero stati assolutamente insostenibili, quindi ci siamo attrezzati con un furgone di dimensioni capienti. Siamo andati su 3 giorni a caricarlo, montarlo nel furgone e riportarlo giù e rimontarlo qui con ovviamente il supporto di un organaro che è Mario Marzi. Si fa presto però a dire organo. Quanti ce ne sono di organi così in Italia? Ci sono, da quello che ho potuto verificare sul sito del produttore, in Italia dovrebbero esserci 30-40 organi Walker. E sono tutti ovviamente in chiese cattoliche. Gli unici due che mi risulta siano in chiese protestanti o comunque valdesi sono quello di Villa Perosa e adesso questo qui di Bobbio Pellice. Portare in Val Pellice un organo e renderlo disponibile per il territorio è però un'operazione costosa. E qui entra in gioco un gruppo di persone cui viene affidato il compito di provare a dare una sostenibilità economica al progetto. Tra di loro c'è Stefano Plescan, che tra l'altro è uno dei fundraiser formati dalla Tavola Valdese e dalla Diaconia Valdese nei mesi scorsi. Per finanziare un'operazione di questo tipo si tratta di raccogliere una cifra che va dai 13 ai 14 mila euro, tutto compreso, tra acquisto dello strumento, restauro, diciamo, e trasporto. E per questo è stato attivato un crowdfunding. La campagna si chiama Adotta una nota. È possibile appunto visitare il sito internet, che è www.adottaunanota.it, su cui è spiegato tutto il progetto e quello che vogliamo fare, e visitare la pagina Facebook, che anche lì si chiama Adotta una nota come la campagna. Abbiamo chiesto la collaborazione di Leonora Camusso, che è un'illustratrice, una delle creatrici della bambola valdesina, che appunto ha realizzato le illustrazioni che noi daremo durante la campagna, quindi tra poco, alle persone che decideranno di sposare la nostra causa. Ma il crowdfunding non è l'unica delle azioni messe in campo per finanziare il progetto. Ad esempio, noi pensiamo di offrire alle aziende che sono interessate a, come dire, patrocinare un progetto così interessante della visibilità, sia nel momento dei concerti, sia online, sia
insomma, con altri strumenti che stiamo preparando, in cambio ovviamente di un contributo. Una parte importante è un finanziamento dell'8 per 1000 Valdese, perché appunto questo organo noi vogliamo usarlo per creare un polo di aggregazione intorno alla musica qui a Bobbio Pellice, quindi non solo per scopi, diciamo, di culto, anzi. E adesso che l'organo c'è, cosa ne facciamo? Il primo concerto di inaugurazione è il 31 marzo 2018, e ci saranno l'organo Walter Gatti e alla viola, viola da gamba, Elena Saccomandi. E poi abbiamo già programmato altri 4 concerti fino a fine di giugno, quindi il 14 aprile Renato Pizzardi e Legna Goss, poi ci sarà la Turba Concinens, e le corali di Bobbio Villar, Luserne e Rorà, e chiuderemo a fine giugno con un concerto a cura dell'Accademia Organistica Pinerolese. Dal 31 marzo l'organo Walker prenderà, per così dire, servizio a Bobbio Pellice, al termine di un'iniziativa inedita sotto molti punti di vista e che può insegnare come un vecchio oggetto artigianale, accompagnato e valorizzato da nuove tecniche e tecnologie, possa catalizzare ancora passioni e interesse. Che cos'è allora un organo, se non un moltiplicatore di suoni ed energie? Un legame tra l'aria che respiriamo e la vibrazione controllata da un tasto. Insomma, un pezzo di cultura che può accompagnare il culto e scandire il tempo della musica di un territorio.